Una novità che sembra non interessare a nessuno in questa città. Il commissario Cardellicchio ha chiesto ad Agger la restituzione dell'impianto di biostabilizzazione. Peccato che questo impianto di biostabilizzazione sia nostro da sempre. E quindi oggi c'è il problema tra AMIU e Agger che dice: io ho firmato un contratto, lì ci tengo delle persone che ci lavorano. Io, se perdo la gara che vuoi fare, Agger, che è sempre grandagliano, quello che stava in AMIU nel 2014 e quindi sa benissimo che è quell'impianto del comune di Foggia, io che ci faccio? Allora, qual è il punto? Che questa partita, e quindi arriviamo al nocciolo, il contratto, la partecipazione in AMIU, che tutti si interrogano, è un tema che va discusso e va deciso ora. Prima di votare devono dire i sindaci cosa vogliono fare. Il Allora, sindaco per quanto Mainiero mi il 23 riguarda, ottobre. la prima cosa che bisogna fare è convocare un'assemblea straordinaria con la proprietà, quindi chi ha convocare De Caro e dire: caro De Caro, tu in questi 7 anni hai usufruito di utili che non dovevano essere ripartiti tra il comune di Foggia e il comune di Bari, perché tu sai che la partecipazione di AMIU è 80 in capo al comune di Bari e 20 in comune di Foggia. Peccato che gli utili che negli anni, pensi ai 5 milioni del 2017 che De Caro ha deciso con una delibera di investirli per la sua raccolta differenziata, beh, quei ricavi non ci sono perché erano costi per il funzionamento dell'impianto di biostabilizzazione che sono stati sostenuti per intero in capo alle tariffe, alle utenze domestiche e non domestiche dei cittadini foggiani, non dei cittadini baresi. Mainiero Quindi, sindaco quindi insisterebbe per una completa rinegoziazione delle condizioni con AMIU. vanno riverificate puntualmente le partite di credito e di debito, perché ad oggi c'è una partita di credito sicuramente superiore ai 15 milioni di euro, rispetto alla quale o si addiviene subito a una definizione bonaria, o diversamente la decide la Corte dei Conti o il Tribunale delle Imprese. Qual è la visione politica della gestione dei rifiuti di Giuseppe Mainiero? La gestione degli impianti è in mano pubblica, in mano privata, la raccolta? Assolutamente la gestione degli impianti deve essere necessariamente pubblica, dopodiché possono crearsi delle sinergie in tema di raccolta, ma su questo tema bisogna essere chiari anche rispetto alle maestranze della società. Chi lavora in quell'azienda deve restare, quel servizio deve restare in mano pubblica, e noi non solo riusciremo ad ottimizzare quel servizio, ma li renderemo anche orgogliosi, perché ricordo agli operatori di oggi che il sottoscritto è figlio di una persona che per 40 anni in questa città ha fatto lo spazzino ed era orgoglioso del suo lavoro. Questa città era una città pulita, ordinata. Oggi è diventata una città sporca e disordinata. Noi dobbiamo ricostruire quell'orgoglio di foggianità e quindi anche di ricostruirci la nostra società di raccolta dei rifiuti, di gestione dei rifiuti.